La seduta dell'8 ottobre. Il Consiglio regionale ha commemorato i migranti rimasti vittima del naufragio del 3 ottobre a circa mezzo miglio al largo dell'isola di Lampedusa. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un documento sui malati di Alzheimer. La seduta pomeridiana è stata dedicata alla discussione di ordini del giorno, con al centro del confronto la prima rata dell'IMU, il sistema informatico nella sanità e la legge Bossi-Fini sull'immigrazione. La quinta commissione a Balangero. Le analisi epidemiologiche affidate all'ARPA Piemonte vogliono appurare se la vicinanza alla cava d'amianto di Balangero aumenta le probabilità di ammalarsi di mesotelioma pleurico e asbestosi. Di questo si è parlato nel sopralluogo della quinta commissione, che ha evidenziato come la bonifica sia costantemente monitorata e coordinata da una conferenza dei servizi, incardinata nel Ministero dell'Ambiente, che ha sempre espresso apprezzamento per le modalità con cui vengono gestiti i lavori. Consiglio delle autonomie locali. Dopo un anno di sede vacante, il Consiglio delle autonomie locali ha eletto il nuovo presidente. È Bruna Sibille, sindaco di Bra, che in questi mesi, in qualità di vicepresidente vicario dopo le dimissioni di Carlo Riva Vercellotti, ha svolto le funzioni di presidente. Il CAL ha poi approvato all'unanimità la delibera per gli interventi a sostegno degli enti locali piemontesi soggetti al patto di stabilità, quarto riparto. Una sfida per la pubblica amministrazione. Al terzo posto nella classifica dei trend tecnologici, le social TV sono una realtà. Possono essere una nuova sfida per le pubbliche amministrazioni che comunicano? Internet, video e social media uniti insieme possono permettere agli enti pubblici di raggiungere i cittadini in modo meno immediato? Queste le domande a cui ha risposto il convegno organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte per il 10 ottobre a Palazzo Lascaris. Al via il percorso di Ragazzi in Aula. Ha preso il via l'edizione 2013 di Ragazzi in Aula, che permette ai giovani delle scuole secondarie di secondo grado di conoscere i processi decisionali che portano alla promulgazione delle leggi regionali. Quest'anno sono state selezionate 6 proposte che verranno discusse e dibattute ogni martedì in speciali sedute di commissione. I primi sono stati gli studenti della classe terza D del liceo scientifico Peano di Tortona, che hanno presentato un progetto di legge relativo ai tirocini scolastici formativi e di orientamento. Progetto di storia contemporanea. Dopo la pubblicazione del bando, il progetto di storia contemporanea entra nel vivo. A Palazzo Lascaris si è svolta la giornata formativa per insegnanti, durante la quale sono stati presentati i temi di ricerca della 33esima edizione dell'iniziativa, indetta dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Le tracce proposte riguardano l'8 settembre 1943 e la condizione della prigionia militare in tempo di guerra, le violenze gratuite e sistematiche a cui vengono sottoposti i civili durante i conflitti, la Shoah e le manifestazioni di razzismo e discriminazione.